Piacere, sono Aitan Gambardella, napoletano di professione consulente politico. Sono stato chiamato da un amico mio, Mino Zagarietto, mio socio in affari negli anni Ottanta, quando avevamo messo su un'impresa di import-export nella zona portuale della bellissima Brindisi. Lavoravamo nel settore tabaccheria, tenemmo 5-6 barche belle, tutte blu, che facemmo certe crociere, one, ma che riguarda. Oggi sono in veste come sottitto di consulente politico che in prossimità delle elezioni amministrative c'è un piccolo impasse che volete superare. Ma io che ci sto a fare? Amici, voi tenete una fortuna grande assai, cosicché tenete sta grande fortuna di avere un candidato sindaco, tale Marino, corteggiato sia dal centro-destra che dal centro-sinistra, e non ne approfittate. L'unità di intenti per il bene della città è come le rette parallele, prima o poi convergono. Che ne dica qualche matematico filibustiero fighiendrocchia che vuole approfittarsi dell'ignoranza della gente. Ha visto? Dunque, torniamo a bomba. Allora, voi facete una grande coalizione, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, tutta insieme, vero? E l'unico sindaco, Marino, appunto. Vedete un lato positivo, nei consigli comunali non c'è contraddittorio, tutti a remare da una parte, niente maggioranza, niente opposizione, i banchi dell'aula non a destra o a sinistra, tutti insieme, tutti al centro come alla scuola, davanti ai pigliucciariello magari, un caffè o pagano tutti, tu offri a me, io offro a te. Oh, Anna, ma che bella! Se capita un consiglio di sabbra, di quelli pesanti, che ti scassa a walla, pesante, e un sindaco dice: andiamo a Palazzetti, che sta partita. E magari Riccardo Rossi dice: io a Palazzetti non ci vado. E Marina dice: e perché non vuoi venire? Che stiamo tutti insieme. Ehi, se no, tengo un biglietto. One, ma che problema c'è? Io sono presidente, iamo bello, iamo tutti insieme, che sogno! Magari di mercoledì si deve affrontare la situazione della multiservizi, non scassamente cazze! E il sindaco dice, iamo a Milano, che sta partita di Eurolega. E Riccardo Rossi, al solito, un dissidente, dice, ma io non tengo un biglietto. E che problema c'è? Io sono presidente pure della Lega. Tutti insieme, Oggiana, Pennetta, Elefante, Brigante per due, Colella, tutti amici. Voi pensate, ci voglio, wow, che bella!